Netflix continua a rinfoltire il proprio catalogo con nuovi contenuti in arrivo ogni mese. Per tenervi sempre aggiornati su tutte le novità della piattaforma di streaming più famosa al mondo, torniamo quindi con la rubrica dedicata alle produzioni in arrivo nelle prossime settimane. Prima di procedere con l'elenco dei tre film e le tre serie più interessanti che saranno disponibili su Netflix a partire da ottobre, ricordatevi di cliccare sul pulsante iscriviti e attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati e unirvi a noi di Avrei.it. Nell'Erba Alta, in uscita il 4 ottobre, è un film dai tratti horror ispirato all'omonimo racconto di Stephen King e Joe Hill. Quando i fratelli Becky e Cal sentono le grida d'aiuto di un bambino provenire da un campo di Erba Alta, si addentrano per salvarlo, ma si ritrovano presto intrappolati da una misteriosa forza che li disorienta e li separa. Isolati dal mondo e incapaci di sottrarsi alla morsa del campo, presto scoprono che farsi trovare è forse l'unica cosa peggiore di perdersi. L'11 ottobre arriva finalmente Il Camino. Il film di Breaking Bad seguirà gli eventi del finale della serie, con Jesse Pinkman ancora in fuga e ricercato dalle autorità e dai suoi ex carcerieri. In cerca di un nuovo futuro e di una vita più serena e sostenibile, lontano dalla criminalità e dai pericoli, Jesse dovrà lottare con le unghie e con i denti per mantenersi in libertà. The Forest of Love, in uscita l'11 ottobre, racconta la storia di Joe Murata, un individuo senza pietà che usa il proprio carisma per manipolare le persone che lo circondano. L'uomo incontra Shin e un gruppo di aspiranti registi che decidono come la turbolenta relazione di Murata con Mitsuko sia il soggetto perfetto per il loro film. E durante le riprese, le bugie diventano indistinguibili dalla verità e si superano dei limiti che mettono a dura prova l'intera troupe. Passando alle serie, a quasi un anno di distanza dalla seconda stagione di Big Mouth, il 4 ottobre torna su Netflix la serie animata creata da Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin e Jennifer Flackett. La terza stagione è pronta a raccontare in maniera geniale e onesta gli alti e bassi dell'adolescenza e soprattutto della pubertà, tra cambiamenti fisici, primi impulsi sessuali e mostri degli ormoni. Accolta tiepidamente, se non addirittura negativamente, dalla critica, Baby ci riprova a partire dal 18 ottobre con una seconda stagione. La produzione, che si ispira molto liberamente alla cronaca, in particolare allo scandalo delle baby squillo della capitale, racconta le vicende di alcuni adolescenti della Roma Bene alle prese con le costrizioni, gli obblighi e i divieti imposti dai genitori, dalla scuola e dalla società. Dopo aver vinto due Golden Globe, il 25 ottobre il metodo Kominsky torna con un nuovo ciclo di episodi. Michael Douglas e Alan Arkin tornano a interpretare rispettivamente Sandy Kominsky e Norman Newlander, un attore che ha avuto un breve momento di fama in gioventù, e il suo agente. Li vediamo alle prese con i problemi della vita di Los Angeles, una città che non concede di invecchiare. Si conclude così la nostra lista dei migliori contenuti in arrivo su Netflix a ottobre. Vi auguriamo buona visione e vi diamo appuntamento al mese prossimo per tutti i dettagli sulle nuove uscite della piattaforma di streaming più famosa al mondo.